Ci spostiamo a Faenza. Dopo l'alluvione, la città ha dovuto fronteggiare anche l'allarme poi rientrato per l'incendio che ha colpito l'azienda Caviro. Gli sfollati che avevano trovato accoglienza nel palasport della città sono rientrati a casa. Facciamo il punto con Elena Scarrone. L'incendio non è estinto completamente, però è circoscritto. Allarme rientrato alla Caviro di Faenza dopo il maxi incendio visibile a chilometri di distanza che ieri mattina ha provocato l'esplosione di 15 silos pieni di alcol etilico. Ieri sono intervenute delle squadre da tutta Italia. Attualmente stiamo utilizzando dei droni per monitorare l'incendio, monitorare le temperature. Rientrate tutte a casa, ieri sera alle 20 le persone evacuate nel raggio di 1 chilometro. Quasi 600 i residenti, migliaia i lavoratori e le lavoratrici. Siamo riusciti, grazie al lavoro di squadra e alle nostre forze dell'ordine, a creare una comunicazione a tappeto. È stata una sfida molto grande, abbiamo rischiato molto. Io credo che alla fine pubblico e privato insieme abbiano dimostrato capacità di fare squadra. Una tragedia scampata, nessuna vittima né feriti, esclusa anche la diffusione di inquinanti. Insomma, è stata un'operazione imponente, essendo questa un'azienda a rischio di incidente rilevante, c'è un piano di emergenza esterna che abbiamo subito fatto scattare. La paura, la preoccupazione era che c'erano 24 serbatoi da 10.000 metri cubi. Siamo partiti dall'alluvione al fuoco, quindi non ci manca nulla qui a Faenza. Il Palacattani ormai è chiuso. L'abbiamo allestito prima per l'alluvione, ora per questo. Non è da escludere che il palazzetto possa ancora svolgere una funzione di accoglienza emergenziale. Ancora da chiarire le cause del rogo, forse provocato da una scintilla durante i lavori di manutenzione. Sulle indagini il riserbo è massimo.